Buonasera a tutti e benvenuti all'85esima conferenza del Centro Culturale Amici del Timone di Saggio Sinistro. Abbiamo il piacere di ospitare per la seconda volta il professore Ettore Goffo Tereschi, economista e banchiere di rilievo. Ha fondato una banca, gestito importanti trattative di alta finanza, fatto da consigliere al ministro dell'economia del governo italiano e molto altro. È stato presidente dello IOR, ha insegnato etica della finanza all'Università Cattolica di Milano ed è stato editorialista dell'Osservatore Romano e del Sole 24 Ore. Scrive articoli divulgativi per il sito internet La Bussola Quotidiana. Da anni va affermando che le cause dell'attuale crisi economica vanno ricercate non tanto nell'uso sbagliato di strumenti finanziari da parte di banchieri o politici o finanzieri, quanto piuttosto nella mancanza di figli. Solo l'aumento demografico favorisce lo sviluppo e il benessere economico oltre che sociale. Negli ultimi anni ha pubblicato una serie di libri che testimoniano la sua schiettezza e semplicità, che rendono il tema dell'economia abbordabile anche ai non addetti ai lavori. Il titolo di alcuni dei suoi libri spiega bene le sue capacità divulgative: Denaro e Paradiso, l'economia globale del mondo cattolico, Amare Dio e fare soldi, massime di economia divina, Un mestiere del diavolo, Le mie preghiere per amare Dio e il prossimo nonostante tutto, Dio è merito pratico, manuale per la salvaguardia della fede cattolica. Nell'ultimo suo libro, uscito in questo mese, dal titolo Mammona, basta una Ferrari per dirsi ricchi, instaura un dialogo semiserio e a tratti surreale con l'intervistatore per capire cosa fare per diventare ricco e comprarsi appunto una Ferrari. Ciò diventa occasione per far riflettere il lettore sulla neutralità dell'economia e della finanza, che sono in realtà solo strumenti e che la loro efficacia dipende esclusivamente dal modo in cui si adoperano. Infatti, l'economia serve a soddisfare i bisogni dell'uomo, ma questi bisogni quali sono? Sono solo quelli materiali? In tal caso, l'economia non riuscirà mai a soddisfarli, perché dal mezzo, quale è, diventerebbe fine e assumerebbe autonomia morale rafforzandosi contro l'uomo. In questo caso cessa di servire l'uomo e anzi lo schiaccia. A fare le domande al nostro illustre ospite abbiamo il dottor Paolo Del Prato, dirigente del Monte dei Paschi e presidente di Scienza e Vita di Siena. Oltre alle sue domande, anche voi del pubblico potrete fare le vostre scrivendole nei foglietti che avete trovato sulla sedia. Ringraziando il professore Ettore Goffo Tereschi della sua gradita presenza tra noi, vi auguro un buon ascolto. Grazie. Grazie. Siccome non vorrei aspettare due minuti che vedo che c'è ancora entrando gente. Esiste, amici miei, io è la seconda volta che vengo qui invitato da Don Bimbi. Esiste un apostolato che si chiama l'apostolato della cultura o l'apostolato, diciamo, di un certo tipo di insegnamento. Dov'è la maestra che gestisce la scuola gestita dalle mamme? Non c'è, è sparita. Eccola. Anche insegnare non basta sapere le cose, bisogna amare le persone a cui si insegna. E bisogna volere il loro bene e quindi l'insegnamento è qualcosa di molto complesso. Negli ultimi tempi, avendo acquisito un po' di esperienza, avendo fatto tante riflessioni, ho pensato di dedicare una parte della mia vita
a cimentarmi in un tentativo di insegnamento pubblico basato su quelle che sono le conferenze, i dibattiti, le tavole rotonde. È stato citato un mio libro, che è quello che ha citato con Gambi, Mammona è uno scherzo più che un libro, è una chiacchierata fatta in una settimana via mail con questo giornalista in cui ci prendiamo in giro reciprocamente. Lui vuol comprare la Ferrari, diventare ricco per poter comprare la Ferrari, e per tutto il tempo io gli spiego che appena diventa ricco di cose vere, invece di comprare la Ferrari, cerca la vita eterna. E quindi cambia completamente gusto e bisogno, fondandolo su un concetto economico che è fondamentale. È il concetto che ho espresso 2 settimane fa in un convegno a Roma, all'Università Tommaso d'Aquino, del Summorum Pontificum, col cardinale Sara e il cardinale Müller e tanti altri. A me è stato chiesto di far fare... Accomodatevi, c'è posto, guardate, sono file, le prime file. Noi seguiamo i principi evangelici, ci mettiamo sempre in fondo per essere invitati a venire avanti. Quindi le prime file normalmente sono sempre vuote, perché noi siamo umili di cuore. Grazie di essere venuti. Dicevo che il presidente del Summorum Pontificum mi chiese di fare una riflessione sull'economia della liturgia. Io credo che il numero delle persone si domandano cosa c'entra la liturgia con l'economia. L'economia entra dappertutto, soprattutto negli ultimi tempi, però l'economia, come voi sapete, che cos'è? Non è altro che un mezzo, uno strumento in mano all'uomo. E l'economia è buona per l'uomo, fa bene all'uomo o non fa bene all'uomo, in funzione di come è usata. Di per sé l'economia non fa né bene né male. Sicuramente non è l'economia che uccide. L'economia non uccide nessuno. È l'uomo che usa male l'economia, che crea una situazione, un contesto, in cui i più deboli possono soccombere. Ma non è l'economia. L'economia non è neppure una scienza. Cosicché al Summorum Pontificum ho spiegato questo, che se l'uomo non sa dare senso alla propria vita, non può dare senso ad uno strumento. Ma questo non lo dico io, lo dice Benedetto XVI in Caritas in Veritate. Normalmente non lo faccio mai dire, però un'accensione di orgoglio per il grande privilegio che ho avuto di cooperare a scrivere Caritas in Veritate, tutta la parte economica, esclusivamente la parte economica. E Benedetto XVI, che non aveva affatto bisogno che io la scrivessi, perché i grandi papi sono anche i più grandi economisti. Voi direte, com'è possibile che un papa o un teologo o un filosofo possa essere economista? È che un sant'uomo conosce i veri bisogni dell'uomo. Chi più di un sant'uomo conosce i veri bisogni dell'uomo? E quindi sa che come si soddisfano i bisogni dell'uomo. E l'uomo non è fatto solo di carne e quindi non si soddisfa solo materialmente. L'uomo è fatto di materia, di intelletto e di spirito. E queste sono le famose 3 alimenti che Benedetto XVI aveva chiarissimo. Conseguentemente il grande economista è colui che mette in condizione l'uomo di soddisfarsi. E quindi la soddisfazione economica non è soddisfazione materiale. E come fa l'uomo a trovare il senso della vita e il senso delle proprie azioni? Lo scopre leggendo dei libri? Allora, e qui c'entra in gioco il problema dei sacramenti. L'uomo ha bisogno di nutrimento spirituale. E il maggior nutrimento spirituale ce l'ha nella messa.
attraverso la comunione e la presenza reale, e quindi attraverso l'Eucaristia. E l'Eucaristia non è forma, ma è sostanza. Essendo sostanza, l'Eucaristia è quella che determina il cambiamento dell'uomo. Lo scopo della messa non è essere celebrata, è cambiare l'uomo e anche il celebrante. E questa è l'essenza di quello che doveva essere un po' un esordio di questo. Ma volevo dirvi perché ho scritto un libro, quello che si chiama Dio è meritocratico, creando, appena esce il libro, subito una certa provocazione, perché grandi teologi, soprattutto dell'ultima era, l'hanno definito persino una bestemmia, perché Dio non è meritocratico, Dio è solo misericordioso. Quindi dire che Dio è meritocratico presuppone qualcosa che non va secondo la corrente attuale. E invece Dio è meritocratico, perché conta molto sui meriti che noi acquisiamo per vincere il peccato. Certo, certo, lo scrivo anche nel libro. In Shakespeare, nell'Amleto di Shakespeare, a un certo punto Amleto chiama un suo amministratore e gli domanda come si sono comportati dei servi. E l'amministratore gli racconta questo e dice: come dobbiamo quindi valutarli? Con quale merito possiamo valutarli? E Amleto gli risponde: se dovessimo valutarli con la nostra capacità di apprezzare il merito, li condanneremmo tutti. Ma noi non siamo in grado di condannare tutti. Dio quindi non è più misericordioso o meno misericordioso di Amleto. Persino Amleto si rende conto che ci sono delle valutazioni del comportamento dell'uomo che non spettano a noi uomini. Quindi Dio è meritocratico perché vuole che noi esercitiamo il merito acquisendo virtù, perché senza virtù noi non viviamo la nostra fede. La fede nostra è razionale, è fatta di fede e di opere. Se io non esercito le mie virtù, le mie opere, come dice Benedetto XVI, saranno sterili e la mia fede sarà emozionale. Bene, perché ho scritto questo libro? Ovviamente ritengo che nel corso delle domande ci saranno alcuni punti. Questo libro l'ho scritto, ho cominciato a scriverlo, o meglio, riprendere tanti appunti, perché io sono uno che scrive tanti appunti durante l'anno, poi assemblarli e tradurli in un libro è meno difficile che per altri, su vari argomenti. Ho scritto questo libro, che tra l'altro è lungo e anche impegnativo, sono più di 350 pagine. E prima di editarlo l'ho fatto leggere a uno dei maggiori teologi italiani e un grande filosofo, professore universitario, per vedere che non ci fossero errori né teologici né filosofici. E, tra l'altro, mi ispiro molto anche a un libro di una persona che tra poco verrà, che è il professor Stefano Fontana. No? Verrà quando? Eh? Venerdì prossimo. Ecco. Venerdì prossimo verrà uno dei maggiori filosofi cattolici italiani. E vi incanterà. Non ho detto che vi interesserà, vi incanterà. Lui è l'allievo prediletto di Monsignor Crepaldi, vescovo di Trieste, di cui vedo qui molti libri. Perché quindi ho scritto questo libro? Perché l'anno scorso, a settembre del 2016, io venni sfidato da un grande filosofo italiano, uno dei maggiori più conosciuti filosofi laicisti italiani, Paolo Flores d'Arcais. Mi ha sfidato a fare un confronto fra etica cattolica e etica laica, a Trani, ai dialoghi di Trani, al castello Svevo di Trani, di Federico II, pensando di umiliarmi. Non c'è riuscito, naturalmente, perché io avevo lo Spirito Santo e il mio angelo custode che mi aiutavano e mi suggerivano le risposte quando mi mancavano e mi aiutavano a trovare gli argomenti più complessi e adatti all'ambiente.
E dopodiché ho detto, devo scrivere una riflessione. Come mai qualcuno pensa che la soluzione di tutti i problemi dell'umanità oggi sia la cancellazione del sacro? Come mai qualcuno ritiene che l'uomo vada estinto perché è il cancro della natura? Come mai qualcuno crede che la religione universale debba essere l'ambientalismo? Allora ho fatto la storia degli ultimi tempi, cercando di spiegare che cosa ha portato la dottrina cattolica, il pensiero, la cultura cattolica a questo. E poi la seconda parte è una riflessione su alcuni punti che stanno succedendo. E la terza parte è che cosa secondo me si dovrebbe fare. Il libro è strutturato così. È tutto centrato, è un'analisi dettagliata ed elaborata di questa discussione con un filosofo laicista, il maggiore che c'è in Italia, quello che scrisse un libro nel 2010, se ricordo bene, se non è 2010 è intorno al 2010, tra il 2009 e il 2010, che scrisse un libro contro il cardinale, contro il Papa Ratzinger, dicendo tra poco, ci sveglieremo da questo sonno, che è un incubo, infestato da vampiri e da brutti sogni, e Ratzinger scomparirà. E allora ho deciso di scrivere questo libro. Bene, buonasera a tutti, grazie soprattutto al professore per essere qui e anche di questa introduzione che ha già aiutato anche il mio lavoro, quello di essere un po' l'animatore di questa serata con qualche domanda e anche aiutare voi a vostra volta a farne domande, perché come sapete c'è spazio per tutti. Io sono un bancario, il professore è un banchiere. Ma va! Ricordiamoci di questa differenza, perché a casa mia mi dicono a me, ma un banchiere, bancario, sono due cose profondamente diverse. Un banchiere è un proprietario di una banca. Io sono solo il presidente. Io ho sempre considerato che il banchiere fosse l'imprenditore. Vabbè, allora non lo sono io neanche quello. Cioè. Comunque, per me è veramente molto emozionante stare qui, perché il professore è, come si dice nel nostro mondo, un benchmark. Cioè una pietra di paragone, cioè qualcuno da prendere veramente come esempio. E su questo poi farò anche una domanda molto personale, ma mi scuserete. E, tra l'altro, mi sento anche molto a mio agio, perché mi ritrovo molto nei ragionamenti che guardano allo sviluppo demografico, molto correlato con lo sviluppo economico. Anche di questo cercheremo di parlare stasera, perché avendo io 5 figli, in qualche modo ho cercato di... È un coniglio. Adesso non ci si mette anche lei. In due facciamo 10 figli. Ecco, perfetto. La definizione di coniglio fu usata qualche tempo fa. Allora, cominciamo prendendo spunto da appunto dai contenuti del libro Dio meritocratico, si parla dei nemici della Chiesa, si parla della gnosi, di qualche cosa che è, come dire, qualcosa di antico ma anche di moderno. La Chiesa nel corso dei secoli ha fronteggiato vari nemici, no? Le persecuzioni, le eresie, gli scismi. Oggi qual è, secondo lei, il pericolo, cioè il nemico più pericoloso per la Chiesa cattolica? È sempre lo stesso. Il nemico della Chiesa è uno, e utilizza nella storia vari strumenti e vari avvenimenti. Nuovamente usa la corruzione dell'uomo, no? Perché Dario, dall'arianesimo fino alle eresie post-conciliari, come vi dirà il professor Fontana, il nemico è uno solo, la gnosi. Vi spiego bene, in un modo inusuale, che cos'è la gnosi. Come va intesa la gnosi?
perché anche i teologi e gli studiosi, quando parlano di gnosi, anche persone che sono estremamente buone e brave, ma hanno, ogni tanto vengono un po' influenzate, come diceva prima Don Bimbi quando parlavamo di Maria Maddalena, no? Ci sono delle correnti di pensiero che si compiacciono a volte di una scoperta, che credono che sia una scoperta importante. Allora, per spiegarvi che cos'è la gnosi, vi faccio un esempio che ricorderete sempre. Quindi non parlo da filosofo, non parlo da intellettuale. Che cosa dice la Genesi? La Genesi dice quattro cose che sono fondamentali per la storia dell'umanità e sono quelle che regolano, sono le grandi leggi della natura, quelle che ispirano le grandi leggi della natura. La Genesi dice: Dio creò l'uomo maschio e femmina. Secondo, li benedisse e disse loro: andate e moltiplicatevi. Terzo, asservite la terra. Quarto, ed ogni essere vivente. La gnosi è la prima eresia, quella che nega Dio, è quella del serpente. Nella Bibbia non è mai stato scritto chi è il serpente, non viene identificato col demonio o altre cose, dice il serpente. Infatti l'Apocalisse finisce col serpente schiacciato. Cosa dice la gnosi? La gnosi è la conoscenza, non la sapienza, che è un dono dello Spirito Santo, è la conoscenza. Vi farò come Dio. Bene, cosa dice la gnosi su questi quattro punti? Sul primo impone progressivamente la teoria del gender. Dio non esiste per la gnosi. La gnosi sa perfettamente che Dio esiste, però lo nega e dice: Dio non ha creato l'uomo e donna. Voi non siete stati creati da nessuno, voi siete Dio. Conseguentemente avete il diritto di scegliere quale sesso volete, dove vi trovate meglio. Io parlo per sintesi, soltanto su questo punto è una discussione, come voi potete immaginare, potrebbe essere molto più complessa. Con la teoria del gender, la gnosi nega la creazione dell'uomo e donna. Secondo, andate e moltiplicatevi. Che cosa propone la gnosi, il greco grande nemico di sempre della fede cattolica e di Dio e quindi di tutto quello che è successo dopo? Il neomalthusianesimo, che dice che l'uomo è cancro della natura, va ridimensionato il numero degli uomini sulla terra in ogni mezzo, con ogni mezzo, qualsiasi mezzo culturale, scientifico, economico. Io li tiro sempre fuori insieme perché sono convinto che mammona non siano i soldi, mammona è la cultura che porta una persona a fare le scelte di come usare i propri soldi. Nel libretto con Gambi a un certo punto mi dice: e se uno diventa povero, cosa succede? Io gli dico: niente, anche se essendo ricco vive da povero. Da povero è relativo, in funzione del proprio stato, distaccato. Bene, quindi, la gnosi nega il moltiplicatevi, ha talmente in odio l'uomo che non vuole che si perpetui. Se ci sarà tempo e sarà desiderio di chi mi fa le domande, vi spiegherò come nasce negli ultimi 50 anni quel processo che ha portato l'intero mondo occidentale a veder sotto azzerare il tasso di crescita della popolazione con le conseguenze che ci sono state. La Terra
sottomettete la terra. È chiaro che Dio dice sottomettete la terra nel senso che occupatevene. Dalla terra trarrete il bene. La gnosi dice la terra è sacra. E l'uomo non solo non deve sciuparla, ma deve adorarla. Infatti la gnosi spiega che l'angelo ribelle si incorpora, cacciato fuori a calci nel culo da San Michele Arcangelo, si incorpora nella terra, sacralizzandola. Da lì nascono tutte quelle teorie panteiste di chi vede Dio nella terra ovunque. Quarto punto, è facile, l'animalismo. L'animalismo che voi tutti vedete, che state osservando, è il quarto punto di contrasto della Genesi, voluto dalla gnosi. La gnosi è molto vicina ad una vittoria apparente, ovviamente, però è molto vicina. E il nemico è sempre stato quello, la corruzione delle persone. Dalle prime eresie alle ultime, la più grande è il luteranesimo. La maggiore, non l'abbiamo ancora vista, sarà una forma di, mi assumo le mie responsabilità, di ecumenismo. Confondente, che porterà a creare una forma di religione universale dove si dovrà adorare la natura e altre cose. Risposte brevi, no. Allora, facciamo la regola, non ci sono gli applausi dopo le risposte. Stiamo scherzando, ma neanche dopo. Allora, mi aggancio a questo ultimo passaggio perché riflettevo sul fatto che ci dicono continuamente che in realtà l'uomo ha sete di spiritualità. E ci viene portato come esempio il fatto che comunque sia, oltre alle religioni tradizionali, si diffondono religioni o pseudo-religioni come la New Age o altri tipi di credenze che sconfinano tra appunto l'ideologia e la religione. Però mi volevo soffermare proprio sulla frase che ho detto all'inizio, cioè questo bisogno di spiritualità. Lei crede che realmente oggi l'uomo stia comunque mostrando più del passato una disperazione da carenza di spiritualità e questo desiderio, che ammesso che ci sia, come possiamo cercare di indirizzarlo su una spiritualità sana? Io ho 5 figli, quindi questo tema mi sta molto a cuore, che quindi non cada nella tentazione di scambiare le lucciole per lanterne, quindi la spiritualità vera, quella che risponde ai bisogni profondi dell'uomo, con quello che invece è la risposta che oggi arriva da queste pseudo-ideologie. Non so se ho fatto una domanda. No, però molto onestamente, io darò una risposta, ma vedrete che il professor Fontana su questa risposta sarà 1000 volte più esauriente di me, quindi propongo magari... Vi do una risposta fondata sulla mia esperienza, sulle mie riflessioni, che vicino a quelle che ha fatto Fontana sono ridicole. Vi dico quello che vedo. Ognuno di noi alla fine crede molto in funzione della propria esperienza personale vissuta, no? Cioè, se io parlo di Benedetto XVI e del papato, del pontificato di Benedetto, è perché l'ho visto, l'ho vissuto, sono stato 4 anni e mezzo vicino a lui e quindi di lui posso parlare. E ne parlo con competenza e non immaginate con quanto rimpianto e amore e stima. Il New Age è una corruzione prevista del bisogno di fede che ha l'uomo. Ci sono stati scritti centinaia di libri sulla New Age. Io credo che il più importante sia stato scritto da un teologo sconosciuto argentino che si chiama Padre Mayenville, che
credo che appartenga alla congregazione del Verbo Incarnato, credo, ma non ci giurerei. E lui ha scritto un libro che si chiama Il trionfo dell'agnosi e spiega perfettamente il bisogno, come viene cercato di soddisfare il bisogno di spiritualità attraverso le mille forme che sono state immaginate. Però questo rientra nella storia proprio di tutte le eresie. Le eresie fin dall'inizio hanno cercato di confondere il bisogno di Dio, no? Prima cercando di dire, arrivando fino a dire che Dio l'ha creato l'uomo. Se io domando a... Ogni tanto, quando insegnavo, io ho insegnato 12 anni in cattolica, in realtà non solo etica e morale, ma ho insegnato strategia economico-finanziaria, e se gli ultimi 3 anni l'ho fatti al post-universitario, dove arrivavano ragazzi già laureati da parte di tutto il mondo, infatti le lezioni venivano tenute in più lingue. E una volta, ho fatto alcune domande, ogni tanto mi veniva da fare, quello scherzando, per cercare di capire anche da loro qual era la loro visione, la loro conoscenza. Una volta ho domandato, la messa che cos'è? Allora, signori, è inutile che vi dica, il 99% dice che la messa è un rito. Perché anche la messa, in qualche modo, si è tentato di corromperla. La messa da che cosa è fatta? È fatta da tanti fatti. Le intenzioni del celebrante, la preparazione, il ringraziamento, le specie, le preghiere dette, i canti detti, i movimenti del sacerdote. Allora, la corruzione della messa ha mille spazi. Se uno pensa che la messa sia forma e non sostanza, la messa è già finita. Non serve a nulla. Perché la messa, quando è che crea un valore aggiunto? Quando provoco la partecipazione, la compenetrazione al mistero, da parte di chi la vive, da chi l'ascolta. Se viene a mancare questo, la messa non produce effetti. E voi mi spiegate come si può generare questo risultato con le canzoni di Vasco Rossi, per esempio, oppure con celebrazioni malfatte, dove il celebrante a volte sbaglia persino a leggere la formula della consacrazione. E succede. Non raramente, non posso dire che succede a me spesso, perché quando posso vado a messa dove so come dicono la messa. Ogni tanto capita di trovarsi occasionalmente in ambienti dove non si conosce e si vedono delle cose che è meglio da... Oggi noi abbiamo partecipato alla messa di Don Bimbi alle ore 18 e c'è l'inginocchiatoio. Tempo fa mia moglie è successo che l'abbiano scoraggiata a inginocchiarsi, dicendo no, non si inginocchi. Cioè, stiamo testimoni, quindi ecco, volevo dire questo. Non, questa domanda, mi perdoni se rispondo così brevemente e senza dare una risposta adeguata, ma so che è uno dei grandi temi che ama molto trattare il professor Fontana, vi pregherei di riproporla lui per avere una visione più concreta. Per umiltà, ci sono delle cose di cui posso parlarne, ma non ne parlo bene come un altro, e se arriva l'altro preferisco ne parli un altro. Vabbè, certo, grazie. Volevo proseguire sempre su questo tema della gnosi del nostro tempo, e volevo sapere se lei aveva un'idea relativamente alla diffusione di due grandi, a mio modo di vedere, elementi che porteranno e stanno portando una rivoluzione nei rapporti interpersonali e nella società. Uno è la diffusione dei social network cosiddetti, cioè Facebook, tutte le cose che in questo momento intrattengono non soltanto i giovani ma anche gli adulti, per capire se anche questo è possiamo
immaginarci che esista un social network buono, un social network cattivo, oppure se effettivamente si tratta di un qualcosa da cui stare molto attenti. E l'altra grande novità del nostro tempo, che ancora forse non è presente nella vita quotidiana, ma in realtà molto di più di quanto noi possiamo immaginare, è lo sviluppo delle intelligenze artificiali, che dal mio modo di vedere rappresentano forse l'estrema sfida all'uomo, perché se noi se veniamo convinti di essere noi Dio, ovviamente possiamo, oltre che creare noi stessi, possiamo creare altri come noi, quindi intelligenze analoghe. Ecco, volevo sapere il suo pensiero su questo. Sui network sarò brevissimo. Io credo che non si debba affrontare mai, è un suggerimento che do a me stesso a voce alta perché io l'ho ricevuto e ve lo trasmetto in questa opportunità, mai affrontare di petto una scoperta scientifica, mai parlare male della scienza, altrimenti il mondo cattolico viene immediatamente tacciato di essere contro la scienza. La scienza l'abbiamo fatta noi, poche balle. L'abbiamo inventata noi cattolici la scienza, quindi non ci vengano a rompere le scatole con delle stupidaggini. Però l'aggressione verbale e la nostra scarsa capacità di fare apologetica, la nostra ignoranza, perché i preti non ci hanno più insegnato, ho schiacciato l'occhio, perché i preti non ci hanno più insegnato né dottrina né apologetica negli ultimi 60 anni, detto questo, noi non siamo pronti a disputare. Quindi il primo suggerimento è: i libri non devono essere venduti, devono essere letti, devono essere studiati, commentati e discussi. E soprattutto dobbiamo tutti noi, a qualsiasi livello, approfondire che cos'è l'apologetica. Troverete che noi abbiamo le più grandi scoperte scientifiche degli ultimi tempi sono state fatte da scienziati cristiani, cattolici, addirittura da dei sacerdoti, le maître. Per dire un esempio. Quindi, mai affrontare di petto lo strumento scientifico. Lo strumento scientifico è sempre neutrale, è da come viene usato che conta. Non si inventa uno strumento scientifico e lo strumento scientifico diventa il male. Non è mai il male, tanto che a noi internet, tutti gli strumenti legati a internet, alla tecnologia, sono utilissimi. Questo che cos'è? È una cosa utilissima, un telefono che cos'è? Una cosa utilissima. Quindi, primo punto, il problema è chi gestisce questi strumenti, ma la stessa cosa possiamo dire chi gestisce i media, le televisioni, i programmi televisivi, la stampa. Provate a scrivere un libro che parla di Dio, non ve lo pubblicano neanche. Dovete pubblicarlo con una casa editrice sconosciuta, e dovete pagare le prime 100 copie, altrimenti non va in stampa, perché sennò perde l'editore. La distribuzione prende il 70% del prezzo di copertina e non prendono libri di carattere morale. A meno che non siano dei libri, non so, per dire Messori o Sozzi, dove si sa che c'è una soglia minima di vendita. Allora, il problema quindi, ripeto, non è lo strumento, ma sono la cultura dominante, il potere dominante, poi semmai parleremo di che cos'è il potere dominante, perché alla fine, ho detto prima, l'agnosi da sempre attacca, aggredisce, nega Dio e la religione, però si trasforma, si identifica in ogni periodo con persone, con esseri umani, con sistemi di potere. Parliamo invece dell'intelligenza artificiale. Questo è un punto di cui varrebbe la pena approfondire con una chiedete ad un bimbi di fare una specifica discussione pubblica, invitando soprattutto però almeno uno scienziato, perché quello che vi dico io sono bla bla bla, ma lo scienziato vi dimostra scientificamente che cosa vuol dire. Ne abbiamo tanti. Puccetti, forse lo conoscete, è toscano, anche di casa, lo trovo una persona fuori dal comune, straordinaria,
E poi Gandolfini, naturalmente, sono anche per differenti temi, naturalmente. Ma che cos'è l'intelligenza artificiale? Questo ve lo voglio dire io da economista che ha discusso questo però con gli scienziati prima. L'agnosi si propone di confondere il bene col male. E la più grande preoccupazione in questo momento al mondo, ma non nel mondo cattolico, in tutto il mondo, persino il mondo ateo, neppure agnostico, quello ateo, c'è una preoccupazione enorme della confusione. Ma che cos'è bene? Che cos'è male? Cos'è peccato? Cosa non è peccato? Cos'è grave e non grave? Voi direte, ma che gli frega l'agnostico o l'ateo che odia il cattolico? Ma signori, ricordatevi sempre la famosa considerazione scritta da Voltaire, il padre dell'odio alla religione, che scrisse: io odio, combatterò per tutta la vita contro i preti, la religione, la chiesa, ma il mio medico, il mio cameriere e mia moglie devono essere cattolici, se no il mio medico mi fa una puntura che mi uccide, il mio cameriere mi ruba e mia moglie mi fa le corna. Allora, attenzione, il mondo laico ha goduto, ha beneficiato dei valori dell'educazione cattolica che noi abbiamo dato. E loro ne hanno beneficiato. Adesso che vedono e si rendono conto del dissesto di cultura e di comportamento, incominciano a dire: ma perché questi quattro cretini non insegnano più che c'è Dio e che li sono i doveri, i comandamenti? E ci salveranno loro. Andiamo all'intelligenza artificiale. Ci salveranno loro per trarne dei benefici. Sono preoccupati, credetemi, il mondo che io frequento non sono le parrocchie. Il mio mondo professionale, culturale, quello cui sono abituato a vivere, non è fatto da persone che si inginocchiano davanti al Santissimo Sacramento e fanno mezz'ora di adorazione. Io parlo con loro e loro parlano con me, come un pari. Vi posso garantire che c'è più preoccupazione lì che nel mondo cattolico. Il mondo cattolico si preoccupa di quattro stronzi tradizionalisti che pensano che stiano rompendo le palle al Papa. Quel mondo lì si preoccupa del comportamento che vedono degradare giorno per giorno. E incominciano a ripensare il loro atteggiamento nei confronti del mondo cattolico. Vedrete se non è così nei prossimi tempi. Bene, perché parliamo di intelligenza artificiale e ci preoccupiamo? Perché è il sogno dell'agnosi. Il sogno dell'agnosi è rifare la creazione. La creazione, dice l'agnosi, è malfatta da un Dio falso, ipocrita, bugiardo. Rifacciamola, noi uomini. Con che cosa? Con la scienza. Rifacciamo la creazione, ma soprattutto dobbiamo rifare l'uomo. Non più a immagine e somiglianza di quello lì, a immagine e somiglianza di chi vogliamo noi. Per questa ragione, oggi non c'è più la bioetica. Voi sapete cos'è la bioetica? È l'uso morale, fondato su fondamenti morali, quindi l'uso etico fatto dallo scienziato, dal medico, dal ricercatore, in biologia, medicina, tutto quello che serve alla salute dell'uomo e così via. Negli ultimi 50 anni, siccome noi parliamo tanto, leggiamo tanto dei bellissimi giornali, ma ogni tanto, se vogliamo affrontare determinati temi fondamentali, dopo una chiacchierata come questa, si va a studiare, si va a vedere se è vero quello che è stato detto. Negli ultimi 50 anni il concetto di salute, di benessere, è cambiato di 180 gradi. Salute non è più l'uomo che sta bene, che non è malato. E la salute è benessere biopsicologico.
Questo l'ho trovato in tutti i documenti dell'ONU e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dove troverete tantissime cose interessanti che dicono basta curare tutti, curiamo le persone produttive e giovani. Lo troverete scritto decine di volte nei documenti, che dal primo documento scritto da Henry Kissinger nel 1972 sul nuovo ordine mondiale, siamo andati avanti fino al 2001. Tutti i documenti dell'ONU. Quindi lo trovate su internet, soprattutto Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è la nuova Santa Sede, come l'UNESCO è il nuovo San Pietro. Molti non se ne sono accorti ancora. Ma chi decide che cosa è bene e che cosa è male è l'ONU. Voi direte, ma questo cosa dice? Andatevi a leggere i documenti dell'ONU, quelli che vi ho detto. Tutto dalla prima conferenza di Rio de Janeiro del 1976 in poi, fino a Johannesburg del 2001. Su che cos'è la salute, il ruolo della donna nella società. Leggerete tra l'altro che la donna deve essere, la famiglia deve essere ridotto il suo potere d'acquisto, affinché non basti un solo stipendio e la donna possa finalmente avere il diritto, il dovere di accedere al mondo del lavoro, il che creerà una rottura in famiglia che provocherà non solo non fare figli a 50 anni, ma anche dissidi talmente forti che finalmente la famiglia, che è la maledizione di Dio, finirà. Perché ricordatevi che è la famiglia il primo nemico dell'agnosi. Perché? Perché la famiglia dà un'educazione soggettiva e non oggettiva. Cioè toglie, priva lo Stato del diritto dovere di dire che cos'è vero, cos'è bene e che cos'è male. Quindi la famiglia va distrutta. Una delle grandi strade di distruzione della famiglia è stato proprio il portare il potere d'acquisto grazie a modelli sofisticatissimi che non c'è tempo da raffrontare, di impoverizzazione della popolazione, a dover oggi una coppia di 35 anni di media guadagna molto meno di quello che 35 anni fa guadagnava il maschietto. E poi ovviamente questo concetto di esasperato e sbagliato, confutato dallo stesso movimento femminista originale, confutato. Due settimane fa a Milano abbiamo fatto un convegno dove partecipava l'ex vice ministro con quello che è successo successivamente, perché anche qui le idee buone normalmente vengono impossessate da qualcuno che le trasforma. Bene, è finito, vi dicevo, la bioetica. È nato il biodiritto. Chi stabilisce che cos'è salute, che cos'è bene, cos'è male, cosa vuol dire essere curati, non essere curati? Chi stabilisce quanto deve essere nel bilancio di uno Stato la parte che va alla sanità o alla vecchiaia? Chi stabilisce se un uomo ha diritto di essere uomo o di poter diventare donna? Lo stabilisce l'etica, la bioetica, la socioetica? No, lo stabiliscono delle leggi internazionali che vengono imposte allo Stato. Quando era ministro, la signora Boschi dichiarò, prima della caduta del governo Renzi, dichiarò in televisione: noi siamo l'ultimo paese che non ha ancora approvato le leggi civili. Le leggi civili era il matrimonio fra sessi uguali, no? Sostanzialmente. Quello per loro. Che cos'è il diritto civile? Cos'è la natura umana? Lo decide l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Che cosa fa sì questo? Che si vada contro natura. Voi direte, contro natura non dal punto di vista sessuale, contro le leggi naturali. Ci sono delle leggi naturali. Per chi ha riflettuto e che si ricorda i quattro principi della creazione, quelle sono le basi. Se io le contraddico, io creo scempio, creo una rottura di tendenza che l'uomo non sa gestire. La prima è stata l'interruzione della natalità degli anni 70. Crolla la natalità, natalità zero, immediatamente crisi economica, suppongo che avremo tempo di parlarne di questo, immediatamente.
Bene, se oggi rompiamo un'altra legge, quella, chiamiamola, del rispetto della dignità dell'uomo, cioè l'uomo non è più figlio di Dio, ma è soltanto un animale intelligente, come diceva il professor Veronesi nelle sue 1000 interviste, l'uomo è un animale intelligente, nulla più, nell'uomo di sacro non c'è niente. Oggi la scienza potrebbe togliere all'uomo persino il dolore e la sofferenza psichica, se non ci fosse questa maledetta Chiesa cattolica. Guardate, i toni erano lo stessi, forse non ha detto maledetta, ha detto questa benedetta Chiesa cattolica che insegna all'uomo che lui ha una dignità speciale, sacro. Quindi la scienza non può aiutare l'uomo. Quindi chi è il peggior nemico dell'uomo? La Chiesa. Le stesse cose che mi disse Florer d'Arcais a Trani l'anno scorso. Il peggior nemico dell'umanità è la Chiesa, l'insegnamento della Chiesa. Se la Chiesa non smette di insegnare queste cose, se la Chiesa non si incorpora nel mondo reale, ho detto reale, realtà, se la Chiesa non capisce che cos'è la realtà, la Chiesa verrà distrutta. Ognuno di noi ne può trarre le sue considerazioni in funzione di quello che è la sua visione. Bene. Qual è il processo che stiamo affrontando oggi? Si chiama disumanizzazione. I prossimi anni saranno gli anni che passeranno alla storia come disumanizzanti e verranno compensati da cosa? Dall'intelligenza artificiale, che finalmente sostituisce il crollo dell'umanità dell'uomo. Non è un aspetto economico, come ci fanno pensare, è anche un aspetto economico, perché oggi l'impresa trainante negli Stati Uniti è quella che fa biotecnologia. Andatevi a rileggere il capitolo sesto di Caritas in Veritate. Benedetto XVI dice con estrema chiarezza, riprendendo Sollecitudo Rei Socialis, altra enciclica straordinaria di Giovanni Paolo II, parto da quella perché ha 20 anni, è di 20 anni prima. Dice Giovanni Paolo II, l'uomo di questo secolo ha investito, investe in scoperte scientifiche, in tecnologia, ma non investe più in sapienza. Cos'è quindi l'uomo? Ha creato dei sistemi di tecnologia talmente sofisticati che in un cervello immaturo, impreparato come quello dell'uomo, questi strumenti, dice Giovanni Paolo II, gli sfuggiranno di mano. Come lo riprende Benedetto XVI in Caritas in Veritate? Dice nell'introduzione, che è una mini enciclica, soltanto l'introduzione, è una mini enciclica sull'agnosi. Dice, la cultura dominante oggi è nichilista. Lui non usa l'espressione gnosi. Usa un'espressione che capiscono tutti, perché se no gnosi deve fare un paragrafo intero per spiegare cos'è la gnosi. Uno pensa a Simon Mago, invece no, la gnosi è un'altra cosa. La cultura nichilista, che cos'è? È una cultura che prescinde da ogni tipo di valore di riferimento. Io faccio quello che Piffero mi va di fare, quello che è utile per me, perché se Dio non c'è e il fare il male mi dà più soddisfazione di fare il bene, perché devo fare il bene? Chi è che stabilisce cos'è il bene? Se Dio non c'è, non c'è né il bene né il male. Allora faccio quello che mi è più comodo, quello che mi dà più vantaggio economico e quindi faccio il male. Beh, dice Benedetto, questa cultura che cosa sta provocando? Sta provocando in questo mondo un rischio enorme. Se l'uomo perde il senso della vita e il senso dell'uso degli strumenti che ha a sua disposizione, succederà una cosa travolgente, dice. Gli strumenti prendono autonomia morale. Pensate alla medicina, alla ricerca scientifica, che prende autonomia morale, cioè diventa fine a se stessa.
Clofi arriva all'intelligenza artificiale, a sostituire l'uomo con un pensiero che non si capisce ancora bene cos'è, si può immaginare, artificiale. Peraltro stiamo passando alla natalità artificiale, al concepimento artificiale. Il vice direttore generale dell'OMS disse: i prossimi tempi saranno di concepimento senza sesso e sesso senza concepimento. Grazie. Condivido l'invito a progettare una sessione di lavoro specifica sull'intelligenza artificiale, perché, come avete sentito, è un tema che tra l'altro si serve, come secondo me tutti i temi che vengono appunto dall'agnosi dei trucchi, perché lì dietro c'è comunque il miraggio della liberazione. Tutta l'agnosi, tutta la storia che ci ha raccontato anche brevemente il professore, nasconde poi dietro uno slogan: sarai libero da. Adesso l'intelligenza artificiale e la robotica ci vuol convincere che poi noi saremo liberi dal lavoro e ci potremo dedicare ad altro. Il problema è cosa? Esatto, come diceva Huxley. L'ultima domanda da parte mia è sul tema della demografia. Allora, sembrerebbe un'equazione abbastanza semplice quella di dire la Terra ha una massa limitata, quindi prima o poi le risorse naturali finiranno, non può sostenere in maniera indefinibile lo sviluppo demografico. Bisogna cominciare a pensare ad una decrescita, no? Quindi si sente parlare di questo nuovo mantra economico della decrescita dolce, no? Perché ovviamente la decrescita non è una cosa da dirsi, non è una parola molto piacevole, però associata all'aggettivo dolce ci fa pensare che tutto sommato, insomma, uno può rinunciare e non se ne rende conto a qualcosa, un pochettino di più ogni giorno, come quando fa la dieta, e poi arriva a dare un contributo positivo alla storia dell'umanità con questa decrescita dolce. E ovviamente associato alla decrescita dolce c'è il concetto che siamo troppi e quindi dobbiamo essere di meno. Peccato che dall'altra parte ci viene detto che soltanto con gli immigrati riusciremo a pagare le pensioni. Quindi io volevo porre quest'ultima domanda in termini un po' provocatori. Come fanno a portare insieme contemporaneamente questo pensiero senza cadere in contraddizione, senza che noi, la gente, si accorga che nasconde una incredibile contraddizione? Allora, che al mondo si sia troppi lo si dice da 2000 anni. Persino Origene, per sbaglio, un giorno disse, terzo secolo, disse che aveva l'impressione che tutto dipende da cosa uno guarda, no? Voglio dire, noi, è inutile che vi dica che il 70% delle terre del mondo non sono neppure vissute, eccetera, no? Il mondo è molto più complesso di quello che non sembra e merita una riflessione. Però io voglio rispondere a tutte e tre le domande e quindi vi do delle risposte molto brevi, con preghiera di andarvi a fare delle riflessioni adeguatamente. Allora, primo punto, da sempre si dice che siamo troppi. Chi incomincia a scriverlo però, e a scrivere dei documenti, siamo troppi, si chiama Robert Malthus. E siamo alla fine del Settecento. Allora, come minimo, l'analisi scientifica o pseudoscientifica dell'eccesso di popolazione è a 200 e qualche cosa anni. Robert Malthus era un prete e, come sempre, dai preti o viene molto bene o viene molto male. Purtroppo questa è un po' la storia dell'umanità. Malthus era un prete anglicano. Si dilettava di economia, invece di pregare un po' di più, si dilettava di economia e pensava di averla capita. Poi approcciò l'analisi statistica, la matematica, e anche lì credette di averla capita. Questo è tipico, l'errore dei dilettanti. Che cosa fa? Tutto un tratto, misteriosamente, si mette a studiare delle tendenze e nota e rileva che il tasso di crescita della popolazione nel suo mondo, quindi tra l'Inghilterra e la Scozia, il tasso di crescita
e degli uomini era superiore al tasso di crescita di produzione delle derrate alimentari. E dice, se andiamo avanti così, fra 20 anni, 30 anni, 40 anni, moriremo tutti di fame. E che cosa fa? Perché lì, no, su questa considerazione, il mondo poteva anche mettersi a ridere. Ma è sulla seconda parte, sulla prognosi, che tutti rizzano le orecchie. Bisogna ridurre il numero di popolazione. Come? Fa le formule politiche. Primo, togliere i sostentamenti alle famiglie numerose. Soprattutto se povere, togliere ogni tipo di sostentamento. Non curare i bambini che abbiano delle deficienze che li porteranno a essere improduttivi, quindi gli zoppi, i down e così via. Non frenare, non far nulla per salvare le popolazioni che vengono distrutte dai terremoti, dai nubifragi, dalle epidemie. Benedette siano le epidemie. Aspettate, ma fosse finita qui. Leggendo queste ultime considerazioni che vi ho fatto, il signor Charles Darwin intuisce la logica della sopravvivenza e scrive il suo libro dedicandolo a Malthus. È morto qualcuno di fame? Nessuno. Andiamo agli anni 60. Negli anni 60 un signore, un gruppo di persone legati a due università americane, Stanford e MIT, Massachusetts Institute of Technology, elaborano tutto a un tratto una serie di studi e di tesi dicendo siamo esattamente di fronte al crollo dei sistemi economici mondiali. Il tasso di popolazione è troppo alto, era intorno al 4,5% a livello mondiale. Un professore che si chiama Paul Ehrlich, quasi certamente l'avete sentito, non ci avete fatto caso, ma a luglio è stato ricevuto dal Santo Padre e dall'Accademia delle Scienze in Vaticano, l'Accademia Pontificia delle Scienze, a esporre le sue tesi. Questo signore, che è il padre del neomalthusianesimo, che scrisse il famoso libro The Population Bomb, la bomba della popolazione, nel 1970 o 71 si fece, attenzione, sterilizzare. Mi sembra si dica vaseotomia, un nome così, che un medico qui mi può aiutare. Un sistema. Si fece sterilizzare in pubblico, nell'aula magna, davanti alla facoltà e agli studenti. Dichiarando, io ho un figlio, mi faccio sterilizzare per darvi un esempio. Dobbiamo smettere di fare più di un figlio. Bisogna ridimensionare la popolazione. Perché? Se no, prima del 2000, fate attenzione, tutto questo è scritto in un libro, andatevelo a leggere, La bomba della popolazione, della sovrappopolazione, The Sovrappopulation Bomb. Altrimenti, prima del 2000, centinaia di milioni di persone moriranno di fame, soprattutto in Asia e in Cina. Non solo loro non hanno smesso di far figli, ma sono diventati talmente ricchi che hanno il 60% del debito dell'Occidente nostro sottoscritto da loro.
Il diavolo fa le pentole, ma non fa i proverchi. Quindi, il mito della sovrappopolazione. Bene, ma quello che fa più senso è che questo signore sia andato a spiegare, grazie a sua eccellenza, Sanchez Sorondo, segretario della Pontificia, è andato a spiegare queste tesi. Che cosa succede dopo questo? Fate attenzione. Negli anni 70, al mondo c'erano 4 miliardi di persone. Ricordatevi, 4 miliardi. Oggi siamo 7 miliardi e mezzo. 2 miliardi erano nel mondo benestante, ricco e in via di sviluppo. 2 miliardi nel mondo povero. Oggi 7 miliardi e mezzo, 2 miliardi sono sempre in quel mondo lì, quello semiricco che adesso è diventato povero. E 5 miliardi e mezzo è nell'ex mondo che doveva morire di fame e tiene in piedi il resto del mondo. Cosa vuol dire? Che dagli anni 70 ad oggi l'Occidente, quello che noi definiamo l'Occidente, gli Stati Uniti, l'Europa e zone, il Canada, il Giappone, hanno avuto crescita zero. Togliamo le immigrazioni, crescita zero. Se all'università voi chiedete, ragazzo, che cos'è crescita zero? Non si fanno figli. Questa è la risposta comune. Crescita zero è due figli a coppia, che si chiama tasso di sostituzione. Quando Caino uccide Abele, uccide il 50% della popolazione, idealmente. Se una coppia fa un figlio, la tendenza, se questa decisione fosse estrapolata all'intera umanità, nel giro di una generazione il mondo si riduce del 50%. E andremo tutti, lì sì che moriremo tutti di fame. Poi vi spiego perché. Comunque, prima risposta, la tendenza a volere questo, a vedere nella crescita della popolazione, utilizzando dei matematici, economisti, Keynes, di cui non condivido assolutamente nulla, perché Keynes è quello che sarà il grande economista che salva, dopo la crisi del 1929, il capitalismo occidentale. Però lui aveva una visione molto diversa, molto più gnostica. Lui sosteneva che la popolazione doveva essere usata per correggere il ciclo economico. Più figli, meno figli. Questo è il massimo del cinismo, no? Però sapeva perfettamente che meno figli, più povertà. Lo scrisse, è scritto, è assolutamente una legge, una delle poche leggi dell'economia. L'unica legge dell'economia è che se la popolazione non cresce, si riduce la crescita del prodotto interno lordo, cioè della creazione di ricchezza. Su questo non c'è dubbio. E tutta la crisi che abbiamo vissuto fino ad oggi è dovuta a questa decisione. Potrei passare ore a spiegarvelo, ma anche 5 minuti solo se c'è tempo. Ah, no, però c'è una cosa importante. Quando uscì l'enciclica Laudato Si, il direttore del Foglio, Ferrara, mi chiese di scrivere un commento che feci in una sera, tanto che il giorno in cui uscì l'enciclica uscì il mio commento. Andate a vedere sul Foglio. Io scrissi questo. Se fosse vero che c'è un problema ambientale, perché dico se? Perché il 50% degli scienziati dice che è una balla. Persino Rubbia, premio Nobel per la fisica, ha detto che non è vero che c'è il riscaldamento globale. l'ha detto qualche settimana fa. Cioè, il premio Nobel per la fisica ha detto che non esiste il riscaldamento globale, che è una palla inventata dagli scienziati. Comunque, mettiamo che ci sia. Non è questo il mio problema.
Se ci fosse, chi lo ha creato? Gli stessi ambientalisti neomalthusiani che hanno frenato la crescita della popolazione. Perché? Per compensare il crollo delle nascite, hanno dovuto fare maggior consumismo nel mondo ricco, cioè in Occidente. Noi oggi, in media, consumiamo 5 volte di più di quello che consumavamo negli anni 70. Andate a vedere i vostri armadi e le vostre scarpiere dove avete le scarpe, il pullover e le camicie. E ricordatevi vostro padre. Bene, noi consumiamo 5 volte di più e inquiniamo 5 volte di più. Ma fosse solo lì, per poterci far consumare e comprare tutta questa schifezze, queste schifezze, va bene? Abbiamo delocalizzato in Asia il 60% delle produzioni di volume. L'Asia le ha fatte a un costo del 10% che costava qua, ma necessariamente non guardava i costi, non guardava i sistemi di controllo dell'aria, l'inquinamento. Si è messa a usare energia elettrica, infatti è stato il boom dell'energia, l'acquisto di petrolio. Quindi maggior consumismo qua e produzione senza attenzione all'ambiente là ha creato quell'eccesso possibile di CO2. Ma gli scienziati nostri, come Rubbia, dicono che l'immissione di CO2 dovuta all'uomo è il 20% dell'immissione totale. Il resto viene dalle foreste e dal mare. Invitate uno scienziato a farvi spiegare questo. Ultimo punto. L'immigrazione, sacrificatemi sull'immigrazione. Perché l'immigrazione è un tema che vuole una seduta a sé stante, perché è un tema complessissimo, perché io vi dovrei spiegare che l'immigrazione è stata voluta e pianificata, ma non per compensare il gap di popolazione, ma per creare una forma di decristianizzazione, che il mondo globale 50-60 anni fa considerava la cosa più pericolosa da combattere. E per creare sincretismo religioso è stato stabilito dall'ONU che bisognava facilitare l'ingresso di popolazioni con religioni e culture diverse, soprattutto di culture e religioni molto differenti dalla nostra, nel nostro continente. Voi direte, dimostralo, prendete nota. Segretario generale dell'ONU, Kofi Annan, New York 2000. Il suo discorso alle Nazioni Unite. Ha parlato proprio di sincretismo religioso necessario a evitare i conflitti. Fare la pace vuol dire relativizzare le religioni che hanno dei dogmi. Per relativizzare le religioni si deve relativizzare la cultura alla base di una religione, di una morale, e mixare il più possibile con popolazioni, con religioni diverse, le religioni che hanno dei dogmi, che sono rigide. È scritto nei documenti, l'immigrazione è stata provocata, cioè è stato pianificato. Ban Ki-moon, nel suo ultimo suo discorso, dice: finalmente siamo riusciti ad organizzare un sistema di afflusso di migratorio continuo, sostenuto e protetto. Sul problema della popolazione e l'economia, non ve lo spiego perché vuole del tempo. Vi faccio solo una domanda. Qualcuno di voi saprebbe rispondere a questa domanda? Come fa a crescere l'economia di una nazione, di un sistema sociale, economico, maturo? Cioè, non il Sudafrica, non il Centro Africa o Sahariano. Come fa a crescere l'economia, la ricchezza, il prodotto interno lordo, il famoso PIL? Come fa a crescere se la popolazione decresce?
Rispondetevi a questa domanda. La decrescita comporterebbe immediatamente degli squilibri socio-economici da suicidio, perché verrebbero tagliati tutti i costi dei bilanci dello Stato. La gente non paga più le tasse. I poveri non sono più assistiti. Chiuderebbero tutti. Qualsiasi opera di carità è finita. Non è affatto vero che una crescita equilibrata, come sempre è stata in Occidente, tra l'altro. In Occidente. Leggevo una statistica. Gli immigrati musulmani vengono in Italia, dopo 4 anni, il tasso, se loro fossero campione, 0 nascite. Quindi attenzione, non è così vero quello che qualcuno sostiene del processo di presa di potere attraverso le filiazioni. Appena vengono qui devono lavorare, da soli non ce la fanno, deve lavorare anche la moglie, smette di far figli immediatamente. Questa è la condizione sine qua non, è scritta. Gian Antonio Stella, giornalista del Corriere della Sera, in un bellissimo articolo a fine 2016, novembre o dicembre, andatevelo a ricercare, dice che una delle preposizioni previste da chi aveva gestito politicamente il bisogno di immigrazione è far venire qua dal terzo mondo popoli che là figliavano molto per fargli smettere di figliare. Lo dice Gian Antonio Stella sul Corriere, non lo dico io. Eh? Non ho sentito, scusi. Sì, però la speranza loro è che la relativizzazione dell'Islam avvenga proprio in Occidente, corrotto dai costumi e dai bisogni occidentali. Però non entriamo in questo argomento perché è un argomento di dove ognuno esprime la sua opinione. Questo è matter of opinion. Ognuno può dire la sua e quella detta da persone autorevoli verso che interpretare il Corano credo sia la cosa più difficile che c'è al mondo. Io non sono mai riuscito a farlo neppure con teologi italiani che la pensano come me e con un imam. Io ho fatto discussioni con imam per 10 anni a Finetica, dove c'era l'incontro tra economisti di diverse religioni. Lei trova l'imam che dice che la guerra santa è la guerra contro l'infedele e l'imam che dice che la guerra santa è quella contro il peccato. Sì, ma ha ragione, ma io non voglio fare questa. Sono d'accordo, sono d'accordo sul principio che noi non sappiamo cosa sta succedendo e che siamo degli impudenti, incapaci e deficienti, su questo non c'è nessun dubbio. Però fare il processo alle intenzioni di questo tipo probabilmente sarei più dalla sua parte che dall'altra. Sto soltanto enunciando delle tesi. Io non sono qui per. Su questo punto non ho la capacità, la cultura e la conoscenza per poter spiegare. Io non spiego su questo punto. Però ho spiegato che il processo di immigrazione è stato pianificato e voluto, sostenuto con la scusa di guerre, povertà e gap della popolazione. Le guerre sono state create vendendo armi ai paesi che prima venivano tenute spente e lasciando crescere i focolai. La fame è stata creata. Io ho chiuso il G8 per l'Africa. Ero un responsabile del G8 per l'Africa. Tutte le promesse fatte ai paesi africani di aiutarli consistevano nel portare cultura, ospedali, scuole e importare i loro prodotti. L'unica cosa che possono. Abbiamo messo i dazi sui loro prodotti l'anno dopo. Gian Antonio Stella, in quello stesso articolo, scrive che noi abbiamo creato la povertà nei paesi esportatori di materie prime alimentari mettendo dazi fino al 600%. Quindi abbiamo creato le guerre. Chi vendeva le armi in quei paesi? Gli Stati Uniti. Chi ha smesso di importare i loro beni dicendo che c'era una schifezza che non andava bene, bisognava fare il prodotto biologico sotto casa? Chi l'ha fatto? I nostri ministeri? Il gap della popolazione. Signori, non, questo è argomento mio, non mi fate venire i brividi nella schiena. Per colmare il gap della popolazione entro 10 anni, da un punto di vista pensionistico, bisognerebbe importare 25 milioni di immigrati in Italia,
non in Europa, 25 milioni entro 10 anni, tutti laureati, con un sistema economico che li assorbe immediatamente, li fa lavorare, li fa produrre, pagare contributi nella media di quelli che sono pagati da persone di 50 anni che lavorano in Italia. Voi, secondo voi, ce la facciamo? Se no vi racconto come si sviluppa la crisi economica. Siete interessati? Allora, vi faccio i passaggi solo, ovviamente. Non posso fare altro che... Come si costruisce... Com'è successo, cos'è successo negli ultimi 40 anni? Va bene? Vi faccio gli step proprio, i punti. Allora, tasso di crescita della popolazione del mondo occidentale più 4%. Fino al 1970. Agli anni 75 mi sembra che sembra, passatemi le percentuali, a fine anni 70 zero tasso di crescita. Rispondo alla domanda che vi ho fatto. Se la popolazione non cresce il prodotto interno lordo. Questo è scientifico, è stato persino previsto e accettato dai più grandi economisti oggi, all'inizio no. Però oggi lo accettano tutti. Se la popolazione non cresce, il tasso di crescita del PIL si ferma. Se la popolazione non solo non cresce, ma come è successo in Occidente, decresce, il tasso di crescita negli ultimi 25 anni in Italia è stato lo 1,25%. Scusate, ogni coppia ha avuto un figlio e 25%, verso i due minimo di tasso di sostituzione. Beh, ho detto, vado a grandi passaggi. Si ferma la crescita della popolazione, l'economia non cresce. Come si compensa l'economia? Perché qui entra in gioco la politica. Qual è il presidente di una grande nazione che vorrebbe passare alla storia perché ha avuto crescita zero? Nessuno, neanche Renzi, neanche Napolitano, neanche Mattarella. Cioè, nessuno vuole essere il capo, un riferimento. E che passa la storia per dire, pensate a quelli come, non so, Roosevelt, no? Quelli che hanno subito i danni dell'economia, del crollo del 29, eccetera, passano la storia come degli incapaci. Quelli che invece hanno fatto il boom economico, come Carter, non so, Reagan, eccetera, passano la storia come grandi capaci. Benissimo. Allora, come si fa a compensare il crollo della popolazione? Aumentando i consumi individuali. Come si fa ad aumentare i consumi individuali se l'economia potenzialmente non cresce? Perché non dimenticate mai una cosa, che un'impresa, un industriale, una borsa, un sistema economico fa le scelte in funzione delle previsioni, non del passato, ma del futuro. Se io prevedo che la crescita della vendita di questo prodotto è zero, io non compro i macchinari nuovi, non investo più in macchinari nuovi, non assumo più nessuno, non formo più nessuno. Allora, se mi rendo conto che l'economia si sta frenando, devo creare motivi per pensare che di questo bicchiere se ne vendrà almeno uno in più. Che cosa devo fare per tenere su la crescita del PIL? Faccio consumare di più. Creo il consumismo, che da un punto di vista filosofico è accompagnato da quella filosofia materialistica dell'uomo che va soddisfatto soltanto materialmente. Ma dal punto di vista sghei, come faccio? Primo passaggio, sacrifico il risparmio. Negli anni 70 la famiglia italiana risparmiava il 25% minimo dei suoi redditi, oggi il 4%. Ripeto, per far consumare di più, faccio spendere di più. Poi vedremo, poi faccio indebitare persino. Però, affermo, prima dell'indebitamento ci sono altri passaggi ancora peggiori. Prima di tutto mangio il risparmio, sottraendo alla famiglia quella autonomia, quella difesa che dava il risparmio e portandola progressivamente a diventare debole perché indebitata.
e quindi ponendo la famiglia sotto il controllo di un sistema che è bancario, statale, politico. Però una famiglia indebitata non ha la stessa libertà d'azione di una famiglia non indebitata. Quindi, primo, mangi risparmio. Ma mangiare il risparmio non è sufficiente a mantenere quella crescita del PIL che doveva compensare il crollo della popolazione. Allora cosa faccio? Delocalizzo i beni. Perché? Cioè aumento il potere d'acquisto portando beni che costano molto meno di prima. Se questo bicchiere fatto a Staggia costava un euro, lo faccio fuori, non dico dove, irrilevante, lo faccio fare a Pechino, lo reimporto e lo vendo a Staggia a 50 centesimi, di quanto ha aumentato il vostro potere d'acquisto? Del doppio. Vi ho raddoppiato il potere d'acquisto. Ma delocalizzando, che cosa faccio? Deindustrializzo Staggia. La faccio diventare un popolo di consumisti che non producono più. Gli imprenditori non investono più a Staggia, non assumono più a Staggia. Investono da altre parti, dove si produce questo. E i posti di lavoro si trasferiscono dove c'è lavoro. È finito? No, il brutto deve ancora venire. Dopo 15 anni, quindi intorno agli anni 90, ci si rende conto che il problema non è soltanto di far compensare coi consumi il crollo della natalità, ma che aumentavano i vecchi e diminuivano i giovani che andavano a lavorare, si sposavano, facevano famiglia. Cioè nasce il secondo fenomeno dopo il consumismo, che si chiama invecchiamento della popolazione. E come si concretizza da un punto di vista economico? Spese di sanità, pensioni, vecchiaia. Negli anni 70 chi era in pensione era il 12%, vado a memoria, più o meno, 10-12% della popolazione. Oggi 28-32%. Aspettate, magari fosse andata solo così. Come state pagato l'invecchiamento della popolazione? Aumentando proporzionatamente le tasse. Negli anni 70 il peso delle imposte sui redditi degli italiani, lo dice l'Istat, era il 25%, adesso è il 53%. Più tasse, meno consumi, meno investimenti. Gli imprenditori non investono più, guadagnano meno e vanno a esportare le loro capacità produttive e i loro soldi li vanno a mettere da un'altra parte. E noi consumiamo sempre meno. E allora cosa si fa per compensare tutto questo? Si fa indebitare il sistema economico, creando quella bolla di indebitamento che sta sconvolgendo il mondo occidentale. Vi faccio l'esempio degli Stati Uniti, perché è l'unico che è riferimento storico e certo. Tra il 1998 e il 2008, quando scoppia la bolla famosa di Lehman Brothers, la banca che fallisce, eccetera. Va bene? L'economia tra il 1998 e il 2008, in 10 anni, ufficialmente era cresciuta del 32%. 3,2 di media all'anno per 10 anni. Quando fallisce Lehman Brothers, spiegano al presidente Bush che era fallita una banca. E lui dice, la peppa. Perché? Perché i debitori, le famiglie, che avevano i contratti di mutuo e la carta di credito, sono andati allo sportello e hanno detto, non pago. Ma perché non paghi? Perché non ho i soldi da pagare.
E allora lui, Bush, chiama Greenspan, il genio dell'economia, e gli dice: ma cos'è successo? Presidente, glielo spiego subito, stia attento però, ha bevuto oggi? No, allora stia attento, ben sobrio, tranquillo, aspetta, si rilassi, adesso glielo spiego. Il 90% della crescita economica in 10 anni era stato fatto a debito delle famiglie, che per 10 anni hanno aumentato il PIL di 3,2, quello che era, 32%, ma il 90% era tutto a debito. E quel tuo debito non è stato pagato, e quindi la vera crescita in 10 anni non era 32, era 4%. In 10 anni. Quindi 0,4% di crescita. Questo è quello che è successo per non aver fatto figli. Adesso, come conseguenza, nascono le teorie dell'eutanasia, di tutto, l'immigrazione, no? Tutte queste invenzioni. Perché bisogna risanare il debito pubblico. E voi direte: ma noi siamo esseri umani. Ma non è mica vero. Ma non vi rendete conto che siete degli imbecilli animali più o meno intelligenti? Valete meno di una gallina. Ma voi non lo sapete. Voi pensate di essere figli di Dio, perché ve lo dice Bimbi a messa, ma vi racconta delle palle. Voi siete delle galline. Kissinger ci definisce degli useless eaters. Kissinger ci definisce useless eaters. Addirittura. Sì, ma non, adesso questo magari non me lo ricordavo, però ho letto anche di peggio. Bene, dai.